45 anni di tradizione, storia e gastronomia. Torano è espressione dell'Abruzzo più longevo, quello che non cambia e che nell'era dell'innovazione e del ricambio spasmodico attrae e continua ad attrarre oltre 80.000 spettatori per i 5 giorni più attesi dell'anno. Ma la soddisfazione appunto è vedere questa festa che è al via per la 45esima volta, vedere che tutto è pronto, che tutti quanti sono pronti a fare a gara chi può offrire i suoi prodotti migliori dopo un lavoro estenuante, perché quest'anno è stato proprio estenuante fare questa 45esima sagra, a trattare questa bella signora di 45 anni che comunque non li dimostra e sempre è giovane, sembra che gli anni tornano indietro per lei. Una novità quest'anno c'è. A tagliare il nastro in una grande festa con tutte le istituzioni abruzzesi accorse c'è un nuovo primo cittadino che raccoglie l'eredità lasciata dal suo predecessore, Dino Pepe, divenuto ormai assessore regionale. Ho cercato di mantenere intatta la tradizione, forse puntando sempre di più cercando di far puntare sempre di più sulla qualità dei prodotti della sagra. Torano in questi 6 giorni diventa un ristorante all'aperto. E tutti i toranesi sono orgogliosi dei turisti che vengono e si sentono quasi obbligati a fargli assaggiare i prodotti tipici del nostro territorio. Passaggio di testimone con un'eredità di grande valore, 5 giorni di festa, sapori, scorci dal sapore antico, costumi della tradizione abruzzese, una celebrazione che inorgoglisce gli abruzzesi di anno in anno, rendendolo un appuntamento immancabile. Devo molto a questo comune, a questa comunità, alla Sagra di Torano, che è una delle vetrine più importanti d'Abruzzo, e questa sera apriamo con una certa emozione la 45esima edizione. 1700 abitanti, ma abbiamo 8 cantine vinicole, 5 ristoranti, un panorama enogastronomico assolutamente di livello, e fanno di questa sagra una delle più importanti non solo d'Abruzzo ma del centro Italia. È il senatore più conosciuto d'Italia, è abruzzese ma non era mai stato alla Sagra di Torano Nuovo. L'ho solo sentito nominare, ritengo un bellissimo paese. Oggi è la prima volta e, come si dice, ci sarà sempre una prima volta, e oggi è la prima volta per me. Parlando di abruzzesi nel mondo, per chi insomma è stato un abruzzese nel mondo, che ha vissuto fuori, qual è la cosa che manca di più dell'Abruzzo? Ma sicuramente il cibo, perché loro quando si fa manifestazione, che io ne ho fatti tanti in Svizzera, la prima cosa che si fa sono le porchette, gli arrosticini o i spaghetti alla chitarra. Sono piatti che ricordano l'infanzia e ricordano il loro paese d'origine.